Ed eccola finalmente in strada per una prima presa di contatto, questa nuova C3 che mutua la qualità dalla collaudata cugina Peugeot 208, mantenendo intatta l'originalità tipica da sempre del marchio Citroën. C3, giunta alla terza generazione e venduta dal 2002 ad oggi in più di 3 milioni e mezzo di unità, di cui oltre 580.000 in Italia. In questo contesto si inseriscono i 3,99 m della nuova C3, 4 cm più lunga della generazione precedente, che ha mutuato dagli altri modelli le soluzioni migliori, rubando gli air bump contro gli urti laterali alla C4 Cactus, mentre la parte frontale si rifà alla C4 Picasso più recente. Scomparsa la forma a mezza goccia che l'ha contraddistinta fin dall'inizio, oggi C3 ha una carrozzeria a due volumi con 5 posti comodi e un vano bagagli di 300 litri, con finiture degli interni più ricche e un assemblaggio molto accurato. Elegante ed originale, senza essere chiassosa né estrema, si divide con la DS3 le preferenze del segmento, offrendo 5 porte contro le 3 della DS e mantenendo però una grande possibilità di personalizzazione, basata su 36 combinazioni differenti di vernice, con nuovi colori, con tutti gli abbinamenti possibili tra la tinta della carrozzeria e quella del tetto. Del resto, un nuovo modello è frutto di studi di design accurati prima di varare la soluzione finale. Per C3 sono stati necessari 3 anni. In questo intervallo di tempo sono stati ristudiati, secondo nuovi obiettivi, anche gli interni, che ora sono caratterizzati da una fascia ad andamento orizzontale per sottolinearne l'appartenenza ai colori della carrozzeria grazie ad una fascia che la incornicia e può essere in un colore in abbinamento a quelli degli esterni. Pianale e sospensioni sono in gran parte in comune con la 208, che a sua volta li aveva ereditati con qualche cambiamento, come la struttura del ponte torcente posteriore, dalla C3, ormai fuori produzione. La nuova C3 ha comunque una taratura di molle e ammortizzatori specifica, un po' irrigidita rispetto al passato ma più morbida rispetto alla 208, e uno sterzo completamente nuovo. Quanto ai motori, quelli a benzina sono tutti 1.2 a 3 cilindri, oltre alle già conosciute versioni con 75 oppure 82 cavalli, questa anche a GPL, e turbo da 110, anche con il cambio automatico e a T6. C'è una versione d'attacco con 68. A gasolio invece ci sono i 4 cilindri 1.6 blu HDI con iniezione del liquido AdBlue allo scarico per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, con 75 e 100 cavalli. I prezzi vanno dai 12.250 euro della versione di attacco con l'allestimento base Live fino ai 18.500 della più lussuosa Shine con l'automatico. L'ultima risposta, la più essenziale, resta dunque al mercato, ma la nuova piccola di casa Citroën sembra proprio avere tutti i numeri per poter ben figurare nella fitta schiera di concorrenti dello stesso segmento.